De Palma, abbiamo l'amico del sindacato, Mattioli. De Palma, è d'accordo con la lettrice Mattioli? Ma noi stiamo sostenendo da molto tempo il fatto che innanzitutto viene la salute e la sicurezza delle persone. Tutti sanno che abbiamo a un certo punto dovuto fare sciopero per poter rallentare fino a fermare, fino a giungere finalmente ad avere un protocollo d'intesa con Confindustria e con il governo per poter rendere sicuro il lavoro all'interno delle imprese. Io penso che in questo momento non si possa parlare di una deadline, cioè non si può dire domani ripartiamo, dopodomani ripartiamo. Credo che questo stia nelle mani della comunità scientifica e delle scelte che dovrà fare il governo. Credo però che nel frattempo vada fatto un lavoro col sistema delle imprese, stabilimento per stabilimento, postazione per postazione, per riorganizzare il lavoro in modo diverso da come l'abbiamo conosciuto fino a qualche tempo fa. Noi sapremo che dovremo fare i conti col coronavirus nel corso delle prossimi mesi e delle prossime settimane. Pertanto è necessario che le questioni che riguardano il distanziamento, i dispositivi di protezione individuale, quello che riguarda per esempio il cambio turno, ma mi faccia dire anche un tema che non è stato affrontato fino ad oggi, la mobilità dei lavoratori verso i luoghi di lavoro. Cioè non basta dire semplicemente che c'è un tema di distanziamento sociale quando devi semplicemente essere nel luogo di lavoro, ma c'è una questione che riguarda anche come raggiunge il luogo di lavoro. Scusi, ma mi dica una cosa, Palma, per capirci io e lei, scusi, ma quindi cosa mi sta dicendo? Che secondo lei ancora non ci sono le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro? Cioè anche per quelli che stanno lavorando oggi è tutto ancora troppo complicato, è troppo poco sicuro? Quello che lo sto dicendo io è che noi abbiamo avuto nel corso di queste settimane una espressione chiara della comunità scientifica. Noi abbiamo risparmiato 30.000 vite perché a un certo punto abbiamo bloccato la mobilità delle persone. E quelli che si muovevano in Lombardia come nel resto d'Italia erano quelli che andavano a lavorare. Allora, fino a un certo punto abbiamo bloccato. La scelta di bloccare bisogna decidere con la comunità scientifica fino a quando serve e poi dopo vanno messe in pratica tutte le iniziative necessarie sui luoghi di lavoro, dalle mascherine ai guanti, a per esempio stabilire il fatto che quando uno entra e quando uno esce ci sia uno spazio in mezzo per cui le persone possano ruotare. Ma lei è partito dicendo non vedo una deadline. Mattioli ha detto invece guardate che i tempi sono fondamentali perché ci sono alcune imprese che rischiano di non aprire mai più e se non aprono mai più quello è posti di lavoro e valore sociale per la nostra Italia che sparisce, si volatilizza. Guardi, parliamo di cose concrete, ok? Non ne facciamo una discussione ideologica, facciamo una discussione concreta. In questo momento io mi occupo del mondo dell'automotive e la stragrande maggioranza, la totalità delle aziende di assemblaggio dell'automotive sono ferme non solo in Italia ma in tutta Europa e nel mondo. Tutta la componentistica importantissima che abbiamo all'interno del nostro paese in questo momento è ferma perché non c'è in questo momento un mercato. Cioè noi non è che siamo fermi soltanto per il coronavirus, siamo fermi anche perché il coronavirus ha determinato un fermo dal punto di vista produttivo di tutto quanto il mercato mondiale.